Salve a tutti, buonasera. Abbiamo terminato da pochissimo l'incontro con la Presidente Casellati. Io prima di tutto voglio fare un riepilogo di questo percorso che abbiamo fatto fino ad ora con Matteo Salvini e le varie interlocuzioni che ci sono state. Abbiamo fatto partire e abbiamo reso operative le Camere in tempi abbastanza celeri, abbiamo reso operative insieme a lui, insieme alla Lega, le commissioni speciali. Abbiamo avuto una sintonia su determinati temi che riguardavano anche i lavori della commissione speciale, degli uffici di presidenza delle Camere e in particolare della Camera, dove si è avviata un'istruttoria sui vitalizi. Quindi è chiaro che ci sia una disponibilità a discutere di programmi. Stamattina ci siamo sentiti e ci siamo detti che siamo disponibili a parlare di programmi, di questioni che riguardano l'Italia. Però è anche vero, e credetemi, su questo ce la stiamo mettendo tutta, con tutte le nostre forze, che noi oltre determinate barricate, oltre determinati limiti non possiamo andare. Io ho detto chiaramente che c'era la disponibilità a firmare un contratto di governo con Matteo Salvini, a firmare e a formare un governo sulle basi di quel contratto firmato. E ho detto anche a Matteo Salvini che saremmo stati disposti ad accettare l'idea che quel contratto firmato con lui, quel governo formato con lui, potesse essere sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia. Non potevamo impedire un sostegno di quelle forze politiche, ma era chiaro ed evidente che l'interlocuzione dovesse avvenire tra noi due. Perché? Perché se poi sento che mi si chiede di sedermi ad un tavolo con tre forze politiche, e sento che mi si chiede di sedermi ad un tavolo, quindi immaginate il tavolo, Di Maio, Salvini, Berlusconi, Meloni, per concordare un programma di governo che poi addirittura deve ispirare un governo in cui ci sono delle personalità politiche che vengono dalle singole forze politiche della coalizione di centrodestra, voi capirete benissimo che è molto complicato per noi digerire questo scenario. C'è sempre stata da parte del Movimento 5 Stelle la disponibilità a dialogare sui temi, questo negli ultimi 5 anni. Dopo queste elezioni c'è stata anche la disponibilità a dialogare direttamente con altre forze politiche, con forze politiche alternative. Abbiamo utilizzato e stiamo utilizzando e resta aperta l'ipotesi del contratto di governo sul modello tedesco. Abbiamo messo tutte le nostre forze nell'interlocuzione con una persona che è leader del centrodestra, ma è anche leader di un'unica forza politica, che è la Lega. Stiamo provando in tutti i modi a far capire che vogliamo dare un governo a questo Paese. Siamo disponibili anche a considerare non ostile il sostegno di Forza Italia e Fratelli d'Italia a questo contratto di governo, ma firmato da me e da Salvini, e ovviamente un governo che si forma su questo contratto formato e firmato da due persone che rappresentano due forze politiche. Ce l'abbiamo messa tutta, ce la stiamo mettendo tutta, e resta aperto l'invito a firmare un contratto sul modello tedesco a due forze politiche che abbiamo indicato sin dalle prime consultazioni, ma non ci si può chiedere di ricominciare da capo con tavoli che già durante la presidenza delle Camere, durante l'elezione delle presidenze delle Camere, non avevamo condiviso. E come non è pensabile, ma lo dico ai nostri attivisti, ai nostri elettori, ai nostri gruppi, ai nostri parlamentari, che si possa pensare che tre forze politiche contrattano i ministri, i segretari, immaginate un po' in quale era politica si torna, perché sono tre forze politiche più la nostra, quattro. Io lo dico con tutta la volontà di collaborare alla formazione di un governo, e saremo al lavoro alla formazione di un governo da allora dopo che usciamo da qui, e ce la metteremo ancora tutta, perché nulla per me è perduto, nulla si chiude, ma
non possiamo andare oltre determinati limiti che abbiamo già tracciato, perché siamo il Movimento 5 Stelle e sono sicuro che per la tenuta di una forza politica come questa tutti comprenderanno che nella nostra storia ci sono determinate questioni che abbiamo sempre posto e negarle significherebbe essere degli ipocriti o significherebbe essere addirittura delle persone che tradiscono il mandato elettorale che gli è stato dato. Quindi io voglio ringraziare la Presidente Casellati per il lavoro che sta facendo e che ha fatto. È stato molto prezioso anche interloquire con una persona che rappresenta non solo una carica istituzionale ma una delle forze politiche coinvolte in questa discussione. È stato molto prezioso quindi confrontarci anche su quelle che possono essere i vari scenari probabili e quelli che non sono probabili, ed è per questo che con molta onestà vi dico che andremo avanti, ma senza pensare a colpi di scena che possano addirittura immaginare Di Maio al tavolo a quattro o Di Maio in un governo, tra l'altro senza la presidenza del Consiglio dei Ministri, con dentro anche altri ministri che vengono da tre forze politiche diverse. Immaginatelo un attimo e chiedetevi se il Movimento 5 Stelle possa essere disponibile ad una cosa del genere. Non lo è mai stato, perché non lo sono mai stati i nostri elettori, i nostri attivisti, e non credo che potrà mai esserlo il capo politico di una forza politica come la nostra. Grazie a tutti.